Buongiorno a tutti. Come sapete, ieri le regioni italiane hanno raggiunto un accordo all'unanimità rispetto alle modalità di apertura delle attività a partire da lunedì e hanno sottoposto questo accordo al governo. Sostanzialmente mettiamo alle spalle l'emergenza sanitaria. Il paese riprenderà in una condizione assolutamente di normalità. Mi sembra ovvio e sotto gli occhi di tutto che questo è già accaduto da qualche giorno ed è del tutto evidente che De Luca, il presidente della Regione Campania, ha ragione quando dice che in questo momento ci dobbiamo arrangiare perché obiettivamente mi sembra un liberi tutti. Nella realtà, come sapete, il virus è ancora in mezzo a noi e abbiamo bisogno di un sistema che sia in grado di contenere eventuali sviluppi negativi. In tutta questa storia di per sé difficile e complicata da gestire e da governare, ieri è andato in onda la migliore sceneggiata napoletana, che ha visto coinvolti gli attori principali che dovrebbero garantire la salute ai cittadini di Capitanata, ai cittadini di Manfredonia. Ieri si è dimesso il direttore sanitario Nigri, senza spiegarci le motivazioni di quelle dimissioni. Abbiamo sempre immaginato che ci fossero problemi ed era del tutto palese ed evidente che erano problemi sotto gli occhi di tutti perché la gestione dell'emergenza sanitaria in provincia di Foggia è stata un disastro. Ma ieri invece, dopo le sue dimissioni, sono arrivate subito le richieste accorate del presidente della regione Puglia Emiliano a ritirarle. Qualche ora dopo, il direttore generale dell'ASL, Piazzolla, fa la stessa cosa, chiede a Nigri di ritirare le dimissioni. I tre si parlano e si mandano messaggi d'amore attraverso gli organi di stampa, ma nessuno chiarisce fino in fondo che cosa sia accaduto realmente per portare Nigri alle dimissioni. Poi, nella tarda serata di ieri, finalmente, dopo le continue richieste da più parti, scopriamo che c'è un comunicato stampa e quindi c'è un ufficio stampa del dottor Piazzolla. Cosa dice questo comunicato stampa? Che le dimissioni di Nigri sono ritirate. Che tutti quelli che in questi mesi hanno detto che la crisi è stata gestita male e che c'è stato un ruolo ad accentrare tutte le decisioni è assolutamente vero. C'è stato un riconoscimento quasi vergognoso delle responsabilità di questi mesi esercitate nel governo della sanità di questa provincia. Si dice nel comunicato che bisogna riprendere i rapporti con i sindaci, con le associazioni datoriali, con i sindacati, con le associazioni del terzo settore. Si dice sostanzialmente non abbiamo fatto nulla di quello che andava fatto, adesso lo facciamo. E mai credibile gente che si spinge a dire questo adesso, che è il momento ancora più delicato e più importante e meriterebbe le attenzioni necessarie. Guardate, la mia non è una presa di posizione strumentale, è obiettiva. E chi ha difeso l'azienda e ha difeso il modo di fare l'emergenza in questi mesi ha perso, ha sbagliato tutto. E sbaglia continuando a sostenere la linea di chi, avendo sbagliato, ci dice che è pronto a rimettere tutto in gioco e a guardare al futuro con maggiore tranquillità. In tutto questo ci sono elementi che non sono ancora chiari. Qualcuno ci dovrebbe spiegare, ad esempio, perché non tutte le strutture vengono trattate nello stesso modo. Si dovrebbe fare con un comunicato stampa, come è stato fatto ieri, per dirimere le vicende, diciamo, dei poteri forti della sanità provinciale. Ci vorrebbe anche un comunicato per spiegare ai cittadini di questa provincia quando riprenderà il loro diritto alla salute, quando potranno andare presso gli ambulatori per essere visitati, quando tutto tornerà alla normalità, sono in grado questi
dirigenti a garantirci il diritto alla salute. Questo non sta avvenendo. C'è qualcuno che riesce a scrivere un comunicato per dire ai cittadini quando questo avverrà? Cosa accade dentro il sistema di relazioni dell'ASL di Foggia? Perché ad oggi il quadro della ripresa delle attività non è ancora chiaro e non è ancora nella disponibilità delle comunità? Ma soprattutto ho potuto constatare dall'albo dell'azienda sanitaria locale di Foggia che si acquistano attrezzature per la diagnostica e quindi per le attività specialistiche in ogni luogo di questa provincia, dal subappennino ai Monti Dauni. Non ci sono invece acquisti di attrezzature per la struttura sanitaria di Manfredonia. Siamo relegati come ultimi in tutta questa vicenda. E non è giusto, credetemi, non è giusto. Io mi auguro che ci sia un cambio di passo. Lo auguro a tutti, ma lo auguro soprattutto a quelli che hanno bisogno di sanità e soprattutto per quei cittadini che non si possono permettere di andare altrove e di spendere risorse per vedersi riconosciuto il diritto alla salute. Che si apre una pagina nuova nella sanità in provincia di Foggia. Non è stato un atto coraggioso quello ieri di Michele Emiliano. L'atto coraggioso ieri di Michele Emiliano era quello di rimuovere Vito Piazzolla per manifesta incapacità nella gestione dell'emergenza sanitaria. Invece, per l'ennesima volta, si mette una toppa sulla salute dei cittadini di Capitanata.